progetto di impresa è una storia unica, un percorso di vita. Esperienza, creatività, ricerca si fondono in una visione chiara, proiettata verso il futuro. È l'inizio di un cammino entusiasmante che ci porta a esplorare nuovi spazi, a varcare nuove frontiere. Formazione professionale, conoscenza dei mercati, capacità manageriali, sinergie fra aziende. Questi sono gli strumenti indispensabili che ci permettono di realizzare la visione imprenditoriale, di concretizzare il sogno in una solida realtà. In altre parole, di raggiungere la nostra meta. Leopoldo, Centro di Formazione e Sviluppo, ti accompagna in questo viaggio per far crescere le tue idee, i tuoi progetti, per creare la tua azienda. Aiutare la nascita e la crescita di nuove imprese e di imprenditori, favorendo così lo sviluppo di nuovi posti di lavoro e contribuendo ad aumentare il livello produttivo del territorio. Con questo obiettivo è stato inaugurato venerdì 26 maggio a Lugo il Centro Leopoldo, nato da un'idea di Pierpaolo Contarini, presidente della ditta Contarini, con oltre 60 anni di esperienza nel settore dell'aerodinamica. Importante sarà la collaborazione con la web agency Evoluzioni Web, che coordinerà il centro. Da dove nasce l'idea di questo centro di formazione e sviluppo? L'idea di questo centro viene dopo anni e anni, cioè 50 anni di lavoro e di esperienza. Ho pensato che fosse la cosa più naturale da parte mia trasmettere le mie conoscenze ai giovani. Ai giovani come? Partendo dalla fine dei centri di formazione che fanno dei corsi, da dove finiscono loro, andare avanti e portarli realmente nel mondo del lavoro. Il centro si chiama Leopoldo in memoria di suo padre, come mai questa decisione? Beh, direi che era d'obbligo, in quanto mio padre ha speso tutta la vita a cercare di insegnare a suo figlio e anche tutti i ragazzi che lavoravano nella nostra azienda. Lui non dispensava consigli a tutti senza mai remore o altri problemi, insomma. Ecco, che tipo di idee, di che tipo di imprenditori cercate qui nel centro? Veramente gli imprenditori che cerchiamo qui nel centro sono tutti quelli che hanno il coraggio e le idee chiare di quello che vogliono fare, di seguire i loro sogni e i loro obiettivi. In questo caso si può concretizzare un discorso dove noi esaminiamo le loro idee, le loro proposte, gli diciamo se siamo d'accordo e se non siamo d'accordo il perché non siamo d'accordo, guardiamo se sono in grado di compilare un business plan che si regga e accompagnarli conseguentemente nel mondo del lavoro. Perché il problema di una startup, ed è uno di quei problemi perché il 93% delle startup chiudono entro un anno, perché i ragazzi non sono preparati, non preparati anche perché partire da zero con un'azienda vuol dire investire per 3-4 anni, i ragazzi non hanno soldi, è meglio invece comprare un'azienda o più aziende, di quelle che c'è nel 20% che hanno il problema del passaggio generazionale, quindi hanno già un problema e tramite questo le associazioni di categoria, le banche che le conoscono, e acquisirle in modo che i ragazzi supportati da noi e consigliati in 5 anni diventino i reali padroni delle aziende. Quale sarà il ruolo di Evoluzioni Web all'interno del Centro Leopoldo? Allora, noi come Evoluzioni Web siamo un'agenzia di comunicazione che ci occupiamo sia della realizzazione di siti e applicazioni internet sia della parte di promozione. Siccome una delle aree di competenza del Centro Leopoldo sarà appunto la parte di comunicazione, quello che noi vogliamo fare è essere di supporto alle aziende che sceglieranno di diventare nostri partner, essere di supporto sia nell'identificare i servizi migliori, quelli che possono permettergli di lavorare meglio e farsi conoscere meglio, sia nell'aiutarli a scegliere gli strumenti che possono valorizzare i loro prodotti. Ecco, in questo senso i giovani imprenditori che entreranno nel centro che tipo di percorsi seguiranno? Allora, in questo senso i giovani imprenditori avranno due tipi di percorsi, possiamo scinderli in due parti, una parte formativa però che non è la solita formazione, quella molto teorica, ma è una formazione molto sul campo, quindi tutto il percorso sarà finalizzato a sapere veramente dirigere un'azienda. Poi una parte di affiancamento, perché una volta che inizieranno a dirigere le aziende, degli imprenditori del territorio con esperienza decennale saranno i loro tutor, per cui li affiancheranno nel loro percorso.
Come Evoluzioni Web avete deciso anche voi di entrare all'interno del centro, come mai? Ma Pierpaolo ci ha raccontato il suo pensiero e subito, anche dal nostro nome, perché siamo Evoluzioni Web, ci è sembrato un'idea in evoluzione, diciamo così. E crediamo molto nell'idea di Paolo e nel bisogno che c'è nel territorio di portare dell'innovazione. Come Unione della Bassa Romagna vi siete trovati la fortuna di avere un imprenditore che ha deciso da solo di investire sui giovani. Che cosa vuol dire? Sicuramente è un'iniziativa lodevole, interessante e molto apprezzabile anche da parte delle istituzioni. Credo che possano nascere delle buone sinergie anche col mondo pubblico, perché quando parliamo di sviluppo economico, della possibilità di creare per i giovani opportunità lavorative, dargli la possibilità di creare anche un proprio progetto di impresa, sicuramente un dialogo tra mondo pubblico e privato è quanto mai fondamentale, perché nessuno dei due mondi da solo può farcela. Quindi credo che un'esperienza come questa, che parte adesso con, diciamo, le migliori intenzioni e sicuramente la voglia di fare bene per il territorio, non solo per la Bassa Romagna ma per un territorio anche più ampio, da parte nostra è vista sicuramente in modo positivo. Investire sui giovani, è questa la parola d'ordine? Direi proprio di sì, perché abbiamo bisogno anche di rinnovare in qualche modo il nostro modo di fare impresa. Questo lo si fa normalmente con un pensiero diverso, un pensiero nuovo. Non è sempre detto che un giovane abbia un pensiero nuovo, però normalmente i giovani hanno la possibilità di portare qualcosa di diverso nel mondo delle imprese e soprattutto il pensiero di Contarini, che è quello di provare ad accompagnare anche aziende che magari adesso stanno conoscendo la fine della generazione principale che le ha costituite, rilanciarle, quindi portarle a continuare a sviluppare, creare lavoro nel territorio attraverso i giovani, credo che possa essere veramente un'idea vincente. Consigliere, innanzitutto, che cosa vuol dire per la regione, per il territorio della provincia di Ravenna un centro di formazione come questo? Vuol dire che c'è un tessuto che è molto vivace, che rappresenta la volontà delle nostre aziende di non fermarsi a quello che si sa fare, ma di cercare sempre qualche strada nuova. E questo ovviamente in un momento come questo, dove al di là dell'avere ancora non del tutto superato la crisi economica, ma dove comunque rimane una questione di competitività rispetto anche alle aziende dal punto di vista internazionale, io credo che sia un elemento di grande forza e che può rappresentare un punto anche di incontro per molte aziende del nostro territorio. Credo che questo sia l'auspicio di questa partenza, cioè l'idea non solamente di creare degli spazi, ovviamente sicuramente anche ospitare qualche azienda giovane, ma creare anche un punto di incontro e di pensiero e di innovazione per tutte le aziende del nostro territorio. Ecco, in un momento come questo sono sempre meno gli imprenditori che pensano ai giovani, che pensano al futuro e che pensano a formare i giovani. Beh, diciamo che i nostri imprenditori probabilmente hanno in larga parte una formazione che va un pochino aggiornata, a maggior ragione questo esperimento, diciamo, è importante, perché si ragiona anche proprio in termini di formazione e di dare dei contenuti innovativi a quello che è il lavoro delle imprese. Non la vedo così negativa, diciamo, dal punto di vista della voglia di fare, ma anche da parte dei giovani. Io credo che dando le condizioni opportune ci sia, insomma, la voglia di mettersi in gioco. Sicuramente il nostro paese, insomma, sconta una serie di ritardi, ha bisogno di cambiare, di migliorare, di semplificare tutta una serie di questioni, però insomma c'è la volontà di guardare avanti. Tra l'altro la regione adesso con l'ultimo bando proprio per le start-up innovative, che è finalizzato da una parte a dare vita a nuove start-up ma nello stesso tempo anche a consolidare quelle avviate di recente, questo è un altro pezzo importante, mette a disposizione 4,5 milioni di euro con la possibilità dal 10 di maggio, quindi pochi giorni fa di fatto, fino alla fine di novembre per poter poi appunto concorrere in questo bando e, come speriamo tutti quanti, vedere la nascita di nuove aziende. Questo è un auspicio ed è quello che sta cercando di fare la Regione, ovviamente non solo quest'anno, ricordo anche il bando dell'anno scorso con 6 milioni di euro, quindi la volontà della Regione Emilia Romagna proprio di sostenere l'avvio di nuove imprese ma anche il loro consolidamento per cercare proprio di farle stare sul mercato in maniera autonoma.